Un saluto agli amici di Facebook, buon pomeriggio, buon fine settimana. Avete visto, insomma, quello che è il nostro centro storico e anche l'appuntamento oggi pomeriggio alle 17:30 allo stadio comunale Ezio Scida fra Crotone e Juve Stabia. Saluto l'amico Vito Barresi, Cari buongiorno. carissimi, buona serata. Io voglio farvi vedere rapidamente due filmati che non sono praticamente come effetti termali alla periferia di Crotone, ma sono quella tragedia a tavole. Però tu sai dov'è, tu sai com'è, tu sai cos'è, tutti ci girano dall'altra parte, ancora stanno facendo l'analisi del voto, cuova c'è presenza o consiglio, cuova presenza o consiglio, cuova presenza onorari, poi lo vedremo tra poco, ma vediamoci questi due filmati, uno è di ieri, un altro è di oggi. Salve a tutti. Problematica già sollevata una ventina di giorni fa, una combustione che si è creata all'interno dell'ex discarica di Fondo Farina. Guardate, io ho provato a contattare i Dice vigili del fuoco, altre una autorità, nessuno persona. interviene, ma questa è una combustione tossica. Proviamo a sollecitare la cosa, condividete perché parliamo di tossicità ambientale, che naturalmente respirano bambini, anziani, respiriamo tutti noi, tossica, inquinante, cancerogena. Grazie. Allora, queste invece sono riprese di oggi, vedete, sembra una solfatara di Pozzuoli, ma così non è. C'è ancora il silenzio sordo di chi deve intervenire. È una città, guardate, lo dico ai vigili del fuoco, lo dico alla procura, lo dico al questore, lo dico alla prefettura, lo dico ai servizi segreti, le persone si sono rotte le scatole. Intervenite, fate, dimostrate che lo Stato c'è. È veramente una cosa, la gente, guardate che è incazzata, eh. Penso che i servizi ve l'abbiano detto, la città è incazzata, cioè non potete far finta di niente di fronte a queste cose. Non è intervenire la qualsiasi, signori miei, guardate che la situazione è sconcertante, cioè far finta di niente veramente poi porta a uno stato di crisi, a uno stato di depressione. Vito, per fare le battute su questo. Sì, il fatto che riemergono i miasmi e gli inquinamenti di quella vecchia discarica, una discarica pericolosissima che tanti danni ha fatto alla città di Crotone, in particolare al quartiere Tufolo e al quartiere Fondo Farina, ridice ancora una volta che la sicurezza ambientale nella nostra città è fortemente a rischio. Siamo chiusi in una vera e propria cintura, dal sud al nord, da est a ovest. La città di Crotone è in piena emergenza ecologica e deve trovare la sua svolta climatica. Perché, se tu mi consenti, caro Giovanni, il punto fondamentale che io vorrei comunicare a te, prima di tutto, e poi a tutti coloro che ci seguono, ai miei concittadini, ai crotonesi tutti, è che senza una svolta climatica vera, senza una svolta ambientale vera, la nostra città non risorgerà. Questo è il punto fondamentale. Sentiamo tutti che si lagnano, tutti noi ci lagniamo dicendo che la città è morta, che la città è in declino, che non si riprenderà più. Ci vuole la svolta ambientale. La svolta climatica è necessaria nella nostra città perché è una città inaridita, è una città avvelenata e tutto questo deve cambiare sul porto che è avvelenato perché non hanno realizzato il dragaggio, deve verificarsi in tutta l'area industriale perché non si è portata a compimento la bonifica, deve verificarsi nella città dove urge un grandissimo piano di riforestazione urbana, piantare alberi, un'amministrazione seria, un sindaco che vuole farsi ricordare pianta 100 alberi in No, ma più ne hanno piantate ogni. quelle lì l'anno Sì, scorso, no, l'assessore devono Bossi. piantare foreste perché per cambiare il volto di Crotone, per trasformarla radicalmente, bisogna creare un grandissimo polmone verde. Solo il polmone verde riesce a risolvere i problemi di bonifica e i problemi di inquinamento. La svolta climatica comunale è assolutamente indispensabile. Vedere che ancora una volta tutte queste aree sono ridotte in questo stato significa: ma
i proprietari di immobili, tutti coloro che hanno una casa, grande o piccola che sia, che cosa pensano? Che i loro averi, la loro proprietà non sia svalorizzata? Crotone è una città completamente svalorizzata proprio per questo, perché non c'è la svolta ambientale, non c'è la svolta climatica, e su questo io credo che noi continueremo a batterci minuto per minuto. Esatto, adesso andiamo al tema. Abbiamo visto nei titoli, nel titolo che abbiamo messo, che la montagna, ho partorito un figlio di utopo praticamente, una coscienza che manco si sa, cioè di questi 61.000 euro e passa, sono stati dati 12.000 euro. Tu sai com'è, tu sai perché, tu sai cos'è. Perché ormai questi signori che stanno dentro tutta la struttura, è come, scusate, è una provocazione, è come praticamente fare una messa nera in chiesa durante una celebrazione in un certo modo. Praticamente hanno profanato tutto, stanno facendo di tutto perché non hanno preso nemmeno un pezzo di carta. Dice, ah, ma vediamo che sta succedendo, perché state avendo una cosa che io non ho mai visto in 62 anni. Evidentemente l'ENI deve avere un potere immenso qui a Crotone, proprio perché hanno a vedere che cazzo devono combinare, vi permettono di profanare la politica. Cioè, sono stati erogati i finanziamenti propri praticamente da 61.000 euro, 12.000 euro. Abbiamo visto questa documentazione che sta girando e che farà incazzare tantissime persone. Vogliamo mandare quel servizio di un anno fa, prima, certo. Poi lo commentiamo, di Francesca Caiazzo, che io mi sono permesso ovviamente di utilizzare, è un servizio della CNews proprio di novembre dello scorso anno. Vediamocelo insieme, perché poi su questo commentare, non su questo, ma su tutta la vicenda. Dovevano servire a dare un sostegno immediato alle attività maggiormente colpite dal maltempo, ma quei soldi sono ancora fermi sul conto corrente del comune di Crotone. Oltre 60.000 euro erano giunti da ogni parte d'Italia dopo l'alluvione del novembre dello scorso anno, grazie alla raccolta fondi avviata dal bisettimanale Il Crotonese in collaborazione con l'ente comunale. Quel denaro, frutto della solidarietà di migliaia di cittadini, non è sparito, è semplicemente bloccato a causa della burocrazia, fanno sapere da Piazza della Resistenza. La decisione di far confluire le donazioni sul conto della tesoreria comunale, che doveva rappresentare una garanzia per gli stessi donatori, avrebbe infatti rallentato l'iter per l'erogazione dei contributi. Gli uffici comunali, spiegano dall'ente, sono al lavoro da mesi con una procedura che sta richiedendo verifiche per ogni singola azienda beneficiaria, anche perché, sebbene si tratti di libere donazioni, essendo confluite nelle casse comunali, per essere erogate ai destinatari vanno trattate come aiuti di Stato, circostanza che avrebbe innescato un procedimento amministrativo piuttosto lungo e complesso, fatto di controlli e accertamenti. I colleghi del Crotonese stanno seguendo molto da vicino la vicenda, essendo stati loro stessi promotori della raccolta fondi, iniziativa nata con le migliori intenzioni, ma scontratasi col farraginoso meccanismo della burocrazia. Intanto dal comune rassicurano, l'iter è quasi concluso e a breve quel generoso slancio di solidarietà potrebbe finalmente arrivare ai legittimi destinatari, anche se con quasi un anno di ritardo. Francesca Caiazzo per la CNews 24. Noi abbiamo trasmesso, proprio, come dire, in modo speculare integrale, questo servizio integrale, proprio ovviamente un servizio della CNews, della giornalista Francesca Caiazzo, e con Vito facevano la battuta, probabilmente aspetto la von der Leyen per la Rurest, perché si sono inventati delle seghe del boscaiolo che sono infernali. Cioè, veramente, ma eccellenza prefetto, ma l'avete visto che ci sono cadute? Ma questi sono proprio dei cani sciolti, proprio i cani che girano a cazzo, fanno quello che vogliono, stanno predando, stanno facendo tutto, hanno messo in assumono persone, fanno tutto quello che vogliono, proprio è una cosa fuori dal normale, mai vista. Ma guarda, ieri ho avuto modo, perché me l'hai inviata tu, di leggere la determina con cui vengono concessi questi 12.000 euro, e c'è da rimanere 12.000 euro, sì. E c'è da rimanere veramente inquietati per tutto quello che è accaduto. Noi abbiamo l'Italia intera che, a fronte di quello che è avvenuto nel 2020, si è prodigata per portare aiuto
ai crotonesi che avevano subito un'alluvione, e stiamo parlando di un'alluvione perché fra poco il 16 di ottobre ricorderemo l'alluvione proprio principale che c'è stata in questi ultimi decenni, abbiamo un'Italia che si è prodigata in solidarietà per fare un tesoretto, per fare una somma, e poi un comune che risibilmente accantona questa somma senza che in determina operativa venga letto il capitolo dove è accantonata la somma, e senza soprattutto sapere questa somma che, come è stato detto giustamente nel servizio che abbiamo ascoltato, è frutto delle donazioni dei privati, quali fini e quali conclusioni avrà, dove andrà ad essere spesa, dove andrà probabilmente ad essere sperperata. È un fatto grave, è un fatto morale che dovrebbe indurre, nome per nome, persona per persona che ha donato, il sindaco a chiedere scusa, perché il sindaco prima di tutto che deve chiedere scusa, ma non è né allenato né educato a chiedere scusa. Lo abbiamo visto con il caso del Castello, lo vediamo anche in questo caso, dove il sindaco praticamente fa in modo che ci sia la sua totale assenza politica, che ci sia l'assenza politica del sindaco su un fatto di questo genere e che venga tutto caricato su una determina e su un dirigente, è un fatto di per sé inquietante, che dovrebbe inquietare prima di tutto la prefettura e dovrebbe inquietare ancora di più la Procura della Repubblica, perché qui c'è la faccia di Crotone di fronte all'Italia. Sapete perché c'è la faccia di Crotone di fronte all'Italia? Perché se domani, se il 16 di ottobre dovesse riverificarsi un'alluvione a Crotone, o dovrebbe esserci o potrebbe esserci un qualche cosa di grave nella nostra città da questo punto di vista, nessuno in Italia più ci crederà che abbiamo bisogno di aiuto. Ci hanno dato 65.000 euro e ne abbiamo spesi, a malapena spesi, dati, concessi ai legittimi destinatari, meno di 12.000 euro. E questo è tanto più grave perché in questa parte c'è anche un giornale che è stato rappresentativo dell'opinione pubblica della città per decenni e decenni. Io vado alla memoria di Michele Napolitano. Se ci fosse stato Michele Napolitano, il fondatore e il direttore del Crotonese, tutto questo non sarebbe avvenuto. Assolutamente non sarebbe avvenuto, perché qui siamo di fronte proprio a una biforcazione. Non si è dalla parte dei cittadini, ma si è dalla parte di coloro che si vogliono tutelare il culo e la cadrega perché non sanno come utilizzare i fondi di beneficenza. Queste sono cose sconcertanti, ovviamente stiamo facendo vedere appunto ancora riprese. Io avevo le schede e vi chiedo scusa che non, ma potete andare sul sito del comune e capite che sono poco più di 12.000 euro. È una vergogna di questa politica, è una vergogna dei consiglieri comunali, che per il gettone di presenza che è aumentato, poi Marius Megna, lasciamo stare, perché voleva, si è iscritto con l'Unione Valdoten, quindi a lui adesso lascerà Forza Sergio e entra nell'Unione Valdoten. Quindi avremo, per la prima volta abbiamo l'Unione Valdoten a Crotone, chissà dove cazzo sa dire a scrivere, ma sono persone che non hanno dignità. Ma voi pensate di avere dignità di fronte a queste vergogne, di questo, a questo fecciume, giarpame, fracoma che state combinando? Ma lì dentro ci sono persone che andrebbero proprio radiate, mandate a casa. Ci state facendo proprio una porcilaia, una profanazione, una messa nera in chiesa state facendo, dalla politica. State facendo l'impossibile, l'impossibile. Lo stiamo descrivendo ogni santo giorno. Non abbiamo visto un pezzo di carta, di avviso di garanzia, andare a vedere che cosa sta succedendo in questo comune. Caro procuratore, la gente se lo chiede, lei è una persona per bene, siete persone per bene, ma la gente, anche io ho la faccia di dirlo, ma ci sono persone che sono stanche, perché non perdono la fiducia, si perde la fiducia dello Stato, queste persone sono alla mercé, fanno quello che vogliono, non hanno più la regola. A discernimento, Vito. A proposito di legalità, 62.000 euro, 65.000 euro che sono stati raccolti dal giornale cittadino 61 e vengono consegnati nelle mani del comune di Crotone e diventano un balletto infinito e incredibile di sofismi e di trasformazioni che sono veramente inaudite. Ma dove viviamo? Ma come può l'Italia un giorno, domani, quando dovesse accadere una catastrofe nella nostra realtà, e potrebbe accadere
sapere, basterebbe un niente, un non nulla, perché succede una catastrofe, l'abbiamo visto con i gasdotti nel mare del nord, figuriamoci nel nostro mare. Cosa dirà l'Italia? Potrà dare una lira di fronte a questo scandalo? Il giocatore dell'Inter che ha messo una parte per aiutare i poveri commercianti di via Cappuccini, potrà rimettere di nuovo i suoi euro, i suoi 1000 euro, le sue 2000 euro su Crotone? Potrà puntare, ma chi volete che punta? E questo è il comune di Crotone, questo è il sindaco che non ha chiesto scusa perché ha tenuto chiuso il castello di Carlo V, e questo è il sindaco che non sa chiedere scusa a tutti coloro che hanno fatto un obolo, una donazione, una solidarietà nella nostra città e hanno visto denegato il loro sentimento. Vito, allora io sto facendo vedere, scusate, le immagini di questo che lui ha detto, ovviamente che sono biodegradabili perché non servono a niente, però guarda a casa Paolo Maggio, tutta all'imbocca, ma viva Dio! Allora, ma volete capire che questo qui continua ancora a livello di Marvel, i Kiri Batman, i Spider-Man, tutti i cartoni animati da Marvel? Cioè, come cazzo fai a dire queste cose? Solo le immagini parlano da sole e sei smentito dalle immagini. E purtroppo non c'è nessun consigliere comunale che faccia l'opposizione come Cristo comanda e renda servizio a una città. Viva Dio, queste sono immagini, non me le invento. Questo è un fiume di canne, non è un fiume, c'è un fiume di canne, 2 anni si sciogliono. E noi chiamiamo Alberto Angelo, gli scienziati da National Geographic, a fare un documentario, ci fai tu una lezione sulle canne biodegradabili, Vito. Svolta climatica comunale, voi vedete che il bosco praticamente vuole crescere nell'alveo del fiume, tutti intorno vedete che non c'è un solo albero che possa dirsi salvaguardia, sicurezza ambientale, trasformazione verde nella nostra città. Questo è il punto fondamentale. Noi assistiamo che l'alveo del fiume è praticamente occupato da coltivazioni di canne e dall'altra parte invece vediamo che non c'è un solo albero piantato. Queste immagini sono eloquenti. È qui il punto di discussione forte con il comune. Il comune non ha più una guida politica dopo le ultime elezioni. Noi sappiamo che questo è un comune che non ha più autorevolezza politica, è un sindaco che non ha autorevolezza politica, è come una canna al vento, oggi di qua, domani di là, e quindi questo deve radicalmente cambiare. Il voto ha detto che nella nostra città c'è bisogno di una guida politica e tutti gli elettori di Crotone, esattamente il 45%, cioè il partito della maggioranza del reddito di cittadinanza che ha votato Movimento 5 Stelle, ha detto una cosa seria: le persone serie sono gli elettori a Crotone, non gli amministratori. E questo è un segnale molto forte che va preso. Senza una guida politica autorevole alla città di Crotone, Crotone è destinata a morire e a finire come questo alveo del fiume Esaro occupato dal canneto. Allora, ci sono, ripeto, situazioni che noi stiamo attenzionando, l'abbiamo fatto appena si era insediata la giunta Voce, quando c'è stata quell'alluvione, abbiamo parlato appunto con l'ingegnere Bevilacqua, che è esperto perché ha partecipato anche al piano Versace, quindi abbiamo dimostrato quelle che sono, diciamo, le problematiche che non sono state risolte. Quindi lui cazzeggia, perché ovviamente adesso andare con l'Union Valdoten, Sud Tirolo e Volkspartei, che trova, basta che sta in piedi, perché ormai è una profanazione. Se gli farete finire la legislatura, signori miei, questo non ci basterà, Gesù Cristo con tutta l'Apostolo, ma manco con la Madonna qui, non basta, perché combineranno il finimondo. Cioè, questi sono veramente a livello finimondo. Poi l'analisi politica, abbiamo visto l'onorevole uscente Sergio Torromino, che intanto ha criticato, si è voluto smentire di quelle interviste che noi più volte abbiamo ripreso dall'amico Procolo Guida, abbiamo rimandato così com'è, perché io non vado a mistificare cose, come ha fatto il servizio di Francesco Gaiazzo, ho fatto vedere quello che poi volevo dire altro, però prima consulto tu qua la bocca, prima di parlare, e mettiti d'accordo con la tua bocca e cervello. Quindi il discorso è anche questo, cioè Fratelli d'Italia vanno a presidenza, che vanno assessorati, che praticamente hanno fatto la lista della spesa. Cioè, ma il merito del centrodestra a Crotone qual è?
ha preso più voti del partito della cittadinanza, non mi sembra. Quindi pretendere presidenza invece presidente il Cuca, Cappellini ti rimane in città. Ma io penso che quelli che debbano pretendere siano il partito del reddito della cittadinanza, perché questo che non è un sono in maggioranza. No, che sono la maggioranza, rappresentano il 15%, il 45% dell'elettorato nella città di Crotone, e dunque bisogna portare rispetto a tutti coloro che silenziosamente, anonimamente hanno votato per Conte, per il Movimento 5 Stelle, per gli interessi e la tutela delle famiglie di Crotone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Però è a loro che io voglio fare un appello e voglio rivolgere proprio accoratamente il mio segnale. Attenzione, che questo 45%, questi se lo giocano come meglio credono, tant'è vero che fanno finta di niente. Persino il partito che oggi ha conquistato le redini del governo a livello nazionale a Crotone rispetto al 26% nazionale ha preso il 15%. Persino il partito di opposizione come il PD ha preso un risicato 10% o giù di lì, insomma, o lì per lì. Dunque l'appello al partito di maggioranza dei crotonesi, al vero partito dei crotonesi, che è il partito del 45% che ha votato per il Movimento 5 Stelle, è quello: conquistiamo la piena cittadinanza. Oltre al reddito dobbiamo conquistare i diritti e la piena cittadinanza di tutti coloro che hanno votato, e questo significa trasformarla in una politica. Questo comune mette a rischio il reddito di cittadinanza, sapete perché? E non dico troppo, il sindaco mette a rischio il reddito di cittadinanza nella nostra città per un motivo semplicissimo, e ve lo spiego. Come sapete, il partito di governo o tutti i partiti di governo intendono riformare il reddito di cittadinanza. Se non ci si attiva immediatamente, non sulle cazzate, ma sulle cose serie, cioè su grandi piani comunali, per poter assorbire coloro che oggi non lavorano con il reddito di cittadinanza, ma percepiscono soltanto il rimedio e il reddito, bisogna fare i piani comunali. E il piano comunale, prima di tutto, è il piano della svolta ecologica, è il piano della svolta climatica. Più boschi nella città di Crotone, meno case e più boschi, meno cemento e più alberi. E questo è il primo punto fondamentale. Questo piano può portare almeno 100-150 lavoratori occupati in più. Per quanto riguarda le altre cose che stiamo dicendo, bisogna fare dei piani ben precisi, e io faccio qui riferimento non a caso al piano del Castello e di Capocolonna. È un piano da 100-150 lavoratori immediati da prendere dal bacino del reddito di cittadinanza. E ve ne dico una ancora in più: abbiamo parlato del porto più volte, ci stiamo impegnando sul porto, perché il porto porta 200-250 lavoratori e sono lì da prendere il reddito di cittadinanza. E poi vi è una ciliegina sulla torta che si chiama la bolletta: vengono a succhiare il sangue vampiri dell'ENI nella nostra città e non sono in grado di darci, dopo la distruzione che hanno fatto di tutte le nostre fabbriche, di tutti i nostri terreni e del latifondo che vi era, dopo la distruzione immane che hanno fatto, il disastro ecologico, di darci almeno 500 posti di lavoro, perché questa è una città che ha avuto l'orgoglio di ribellarsi e di votare al 45%, e per il resto che non abbiamo votato, fra cui ci siamo anche io e Giovanni, noi siamo attaccati e solidali a quel 45% del reddito di cittadinanza. Si voglia chiarire questo fatto: noi siamo con quel reddito di cittadinanza della nostra città, che, attenzione, ha dato a Conte quel che Conte non si aspettava. Conte ha preso il 15% a livello nazionale. A Crotone il reddito di cittadinanza ha dato il 45%. Però c'è l'onorevole che è incazzato con me e con te, che c'è che non l'abbiamo contribuito. Ma l'onorevole deve imparare a fare politica, però. Quando imparerà insieme a noi e noi insieme a lei a fare politica, allora vorrà dire che avrà ragione. Però probabilmente, io mi dispiaccio perché non sia stata eletta una nostra rappresentante, in questo caso l'onorevole, mi dispiace enormemente, e mi sento anche in un qualche modo in colpa, che ha tutta la nostra stima. Però noi vogliamo dirgli: non fermarti, insieme, se non ci siamo compresi, facciamo qualcosa di nuovo, costruiamo una Crotone diversa.
diversa. Io penso che l'avvocatessa Barbuto, la dottoressa Barbuto, sia assolutamente importante per l'esperienza che ha realizzato in questi quasi 5 anni in Parlamento, e dunque mi sento accanto a lei. Può essere che abbiamo nel pluralismo delle opinioni diverse, ma questo non significa che non dobbiamo utilizzare quello che è stato l'investimento nostro quando abbiamo contribuito ad eleggerla, e soprattutto il suo impegno in 4 anni al Parlamento italiano. Allora, abbiamo detto poco fa che la vicenda del porto, di questo porto che ormai è diventato veramente una selva oscura, cioè il nuovo porto delle nebbie, praticamente c'è una tempesta su questo porto che vede l'ammiraglio Merendina giocare, abbiamo visto con un microfono ambra che praticamente pare che stava viene a recitare, insomma, cosa cui insegno, sta facendo la recita, una delle sue puricanate di questo porto che quest'estate sarà mugliato un biscotto, c'è tavolita Parkshed a creare i soci, il piatto Parkshed è stata vicina alla Stata, cioè perché sono degli accattoni politici, noi abbiamo mentecatti accattoni di questi club service che devono essere buttati fuori da palazzo di Piazza Resistenza, devono sparire. Io da giocare a Briscola, o io da giocare a canasta, non lo so, io non so giocare, quindi di questo. Ma io da fare un'altra cosa e sparite, perché l'avete insozzato, lui gli ha permesso delle cose, vedete, io delle cose sconcertanti, veramente angoscianti, di un uomo che ha avuto un ruolo in vicende che non appartengono, e quando parlo di quella famiglia non parlo di cose segrete, ma è un modus operandi appartenente a società fallite che hanno avuto problemi giudiziari, che lui sta mutuando nella pubblica amministrazione, e sono dati inconfutabili, vi dico che sono angoscianti. Quindi chi di dovere che faccia al più presto modo di mandarli a casa tutta, perché a Crotone ovviamente, e parliamo della vicenda del Presidente del Consiglio, abbiamo lo statuto Sandrucci, cioè lo statuto Albertino, lo statuto Sandrucci, vogliono far dimettere ovviamente Giovanni Greco da Presidente del Consiglio, perché ha depiare Mario Somegno 5.000 euro un mese, perché c'ha tocco, perché poi nell'Unione Baldotene, quindi non è un problema. Cioè adesso si stanno inventando un marchingegno per dire: guardate, tegni grave problemi di salute, come ha fatto Sandrucci, ne esce da una porta, putuff, te c'è sadanato. Il metodo Sandrucci, caro Sandrucci, le tue logge massoniche deviate, se ne andare a casa, perché la massoneria ha un valore, tu non hai valori di questo tipo, perché non sei mai stato in politica, non sei mai stato in queste cose, e non puoi imporre la tua volontà, perché sei stato col PD che è perdente, ha avuto una porca. Tu e quelle 4 purcenette che ci sono, che se pensavano di fare cosa la politica, che a livello manchi di paperino, ma delle dotte selezioni. Vito. Svolta climatica comunale significa prima di tutto grande battaglia per il referendum consultivo affinché Crotone esca immediatamente dall'autorità inquinata del porto di Gioia Tauro, riconquisti la sua autonomia e la propria dignità storica e morale. Noi vogliamo un grande porto del Mediterraneo, non quella porcheria che è stato, in cui è stato ridotto dall'ammiraglio come si chiama Agostinelli il porto di Crotone. L'ammiraglio Agostinelli è una personalità inquietante, è stato a Dubai, è stato al meeting dell'amicizia e non ha trovato un solo minuto per venire qui a Crotone e dare la solidarietà e il cordoglio a 3 morti internazionali, 3 lavoratori che sono venuti a Crotone e invece di trovare l'accoglienza l'hanno trovata nei piccoli negozietti, tra i piccoli commercianti della città di Crotone, i veri crotonesi che li hanno aiutati e che hanno trovato in loro tanta solidarietà. E invece l'ammiraglio che cosa ha fatto? Non ha trovato un solo minuto per convocare con il suo appannaggio mensile di migliaia di euro una conferenza stampa e venire lui con la sua faccia per dire pietà, perdono, scusa. Niente, 3 morti come 3 cani, questa è la verità. È in questo modo che si muore a Crotone, è in questo modo che noi stiamo facendo la stessa fine, come vedete in queste immagini. Agostinelli, si vergogni, ammiraglio di Livorno, lei in questo modo inquina addirittura persino l'onore della città labronica. Venga a Crotone e abbia il coraggio di chiedere scusa per quello che è successo sul porto canaglia che lei sta gestendo in questi anni.
Vito, allora voglio ribadire che nel POT, che è praticamente il piano operativo triennale 2021-2023, l'ammiraglio doveva fare rifornimento, mantellata, ricostruzione, muro, paronde, molo foraneo, portovecchio, niente. Realizzazione, banchina mobile, unità pescherecci, niente. Caratterizzazione, fondali, porto, niente. Realizzazione e la prosecuzione del molo foraneo del Porto Vecchio da migliorare ridosso alla presenza di condizioni meteo avverse, niente. Risanamento del paramento verticale degli arredi portuali delle banchine, niente. Realizzazione impianti antincendio, che abbiamo detto quell'occasione, niente. Lavori ripristino di impianti e illuminazione del molo sottoflutto e foraneo, niente. Lavori rifacimento della pavimentazione dei piazzali portuali, niente. Lavori demolizione della gruna. Si stanno accontenta alla pelle social, danno la parchicetta e Filippo Lins contenta, stanno fatti i fotografie. Ma ve ne rendete conto che cazzo non ha fatto questo uomo? Ma vi rendete conto che ci hanno prostituiti? Ma voi che cosa governate? Ma dove siete mai andati a casa, per cortesia? Che è una vergogna, non ha fatto un cazzo! Questa persona qui, questa autorità, proprio ci hanno derubato, come dire, derubato politicamente di tutto. Politicamente, Vito? Ecco, queste immagini sono delle immagini eloquenti che dicono qual è la grande potenzialità del porto di Crotone. Qua ci sono 200-300 posti di lavoro, non c'è un container, sono tutti quanti questi container a Gioia Tauro. Ma avete visto con quale faccia questo Agostinelli ha presentato l'accordo con l'Interporto di Bologna? Ha presentato un accordo di Bologna dopo che nel passato era stato detto che bisognava portare, che si poteva portare anche i container a Crotone via treno, per aprirli e per demodularli. E invece adesso che cosa fa l'Agostinelli di turno? L'Agostinelli di turno porta i container che non si aprono a Gioia Tauro direttamente chiusi all'Interporto di Bologna, così li apriranno nel suo porto di Livorno. Questa è la vergogna della Calabria. Il porto di Gioia Tauro e l'autorità portuale è la vergogna della Calabria. Occhiuto, apri gli occhi, che li vuoi avere chiusi, che c'hai i salami sugli occhi, i salami cusendini c'hai. Questa è la verità, apri gli occhi e dici chi governa al porto di Gioia Tauro, se governa la Svizzera o se governano i calabresi. Ma c'è la MSC, la più grande società al mondo di container, che ha ovviamente il porto di Gioia Tauro. Questo va detto. Allora, questi che state aspettando... Occhiuto, apra gli occhi! Ma ci sono, allora, tutti quanti che stanno aspettando... No, perché sembra uno che danno un assessorato. Che cingilla, ma perché, allora, scusate, ma voi l'assessorato... Torrami, mi dai un motivo che cosa faresti se tu non l'assessorato a te? Mi dici che fa? Ma queste cose tu li sai, però hai fatto finta di niente. E come ti dovremmo dare? Come dovresti dare per gestire che cosa? Ma l'avete appiato in ogni fulo, hanno appiato a scaffa da così e ancora avete la faccia tosta. Avete la faccia tosta, cioè ha vinto i 5 Stelle a Crotone e gli altri girano con i cappelli in mano, ma perché cosa? Ma lo vedete come ci tratta quando hanno fatto manco i lavori minimi indispensabili? Ed è un porto immenso millenario. E noi dobbiamo stare ancora sotto la scopa di cogli, Gioia Tauro. Ma dove siamo? Vito, e poi andiamo a concludere. Sì, da oltre un anno e più il presidente della regione Calabria, Mario Chiuto, non lo so come si chiama. Sì. No, Roberto. No, ma Mario Eufrati. L'ha mandata a Roma. Allora quello, il presidente della regione Roberto Mario Chiuto, praticamente aveva detto che avrebbe fatto di Crotone non so quante cose. Non c'è una sola realizzazione che ha fatto nella nostra città, una sola fatta dalla regione Calabria e dalla sua presidenza. E ne abbiamo avuti di presidenti, eppure ogni tanto ci venivano anche di passaggio a Crotone. Invece questo presidente della regione Calabria fa finta che non esista il porto di Crotone, fa finta che non esistono i problemi climatici in questa città, fa finta che non esiste l'ENI e che non esiste il problema delle royalties e il problema della subsidenza nella nostra città, fa finta che non esistono i problemi dei beni culturali nella nostra città. Ma Occhiuto dove vive? A Germaneto o sulla Luna? Ma dove vive? A Colle Pangrazio oppure a qualche altra parte di Gioia Tauro? Si svegli il presidente della regione Calabria, venga a vedere quello che succede in una città importante come Crotone. Il presidente della regione Calabria deve assumersi la responsabilità non per fare il belloccio a Roma e a Germaneto, ma per alzarsi le maniche e venire a lavorare nei territori dove è assente, dove non si vede. Si vede via Facebook, ma in carne ed ossa non lo vediamo. E a fronte di quello che è accaduto nel porto di Crotone, lui deve dare delle risposte che non ha dato, ma invece sta
in rigoroso silenzio, gingillandosi con le campagne elettorali. Allora, questa è l'iniziativa che stiamo cercando di portare avanti, che non è strumentale, è un dato di fatto, perché avete sentito i lavori minimi di questo POT che non sono stati mai fatti, come dice giustamente Vito, l'interporto che poteva portare lavoro qui a Crotone attraverso la ferrovia non è stato fatto. Cioè proprio, e questi mendicanti della politica, questi randaggi della politica, che non hanno casa, non hanno dignità, fate la carità per il popolo, un nuovo posto, un'assessorata, vicepresidente, ma non vi vergognate, ma come cazzo li fate a dire certe cose, ma non avete dignità. Non avete dignità, perché cazzo dovete pretendere? Che cosa pretendete? Che cosa pretendete? Non avete portato niente. Siete il nulla. Va bene, avete, qui dobbiamo... Niente, perché... quindi dobbiamo metterci un po' al lavoro perché questo referendum consultivo si possa fare. Il nostro invito è che a breve daremo segnalazione di vederci insieme in amicizia, e soprattutto un invito che è rivolto anche ai consiglieri comunali che sono già interessati. Noi sappiamo e facciamo appello a questi consiglieri comunali responsabili, a questi consiglieri comunali responsabili che si sono già impegnati sui problemi del trasporto nella nostra città, a dare il via ad una grande rivoluzione, a recuperare la parte più importante e più aperta al mondo, il nostro confine internazionale, esattamente il porto di Crotone, a recuperarlo e a ridargli orgoglio e dignità. Il nostro lavoro è quello di proporre a tutti i crotonesi, fondamentalmente con senso del volontariato e con senso di grande apertura, di stare insieme, perché se stiamo insieme gridiamo più forte e ci ascolteranno magari meglio, perché hanno le orecchie purtroppo tappati e gli occhi chiusi, ma non vado oltre. Benissimo, allora ore 17.30, Crotone Juve Stabia, chi non ha preso il biglietto, chi è ancora ma come indeciso, vi aspettiamo oggi pomeriggio all'uscita. Noi ci vediamo domani, io ringrazio Vito Barresi. Buona serata. Buona